Ciao, benvenuto su Crescita Personale Finanziaria. Hai mai sentito parlare di gratificazione istantanea e gratificazione a lungo termine? Quella istantanea di sicuro non fa parte delle buone abitudini o di un corretto atteggiamento mentale. E si tratta di un piacere immediato che ci fa star bene subito. La gratificazione a lungo termine, invece, è un piacere che viene costruito nel tempo ed è il tipico atteggiamento mentale vincente delle persone di successo. Superare l'impulso primordiale che porta ad inseguire il piacere istantaneo e riuscire a sviluppare l'abilità di ritardare la gratificazione è una delle migliori strategie per migliorare se stessi. Ma entriamo ora più nel dettaglio della gratificazione istantanea. Nella nostra quotidianità ci troviamo ad affrontare vere e proprie sfide che il più delle volte ci indirizzano verso la scelta sbagliata. Siamo costantemente bersagliati da situazioni contrapposte tipo giocare ai videogame ora o studiare per passare l'esame all'università, chattare sui social ora o terminare di scrivere un articolo importante per il tuo lavoro, mangiare ben 2 pacchi di patatine ora o andare a correre per avere un corpo sano e snello. Purtroppo, la maggior parte delle persone si fa intrappolare dal piccolo ma immediato piacere rispetto a qualcosa che darà un piacere più grande in futuro. Mangiare patatine, giocare ai videogame o chattare sui social rilasciano dopamina, l'ormone del piacere, ma è un piacere che dura poco, che svanisce velocemente e subito dopo si viene assaliti dal senso di colpa e ci si può sentire frustrati e non soddisfatti di noi stessi. Ma come cambiare mentalità? Come migliorare la propria mentalità e riuscire a contrastare il bisogno di immediatezza nella nostra quotidianità. Come avere un mindset vincente e superare i sensi di colpa che ci portano a giocare ai videogiochi al posto di lavorare ad un progetto importante. Le attività che ci gratificano a breve termine ci fanno stare male nel lungo periodo, questo è assodato. Ma esiste la possibilità di contrastare l'abitudine al piacere immediato con l'autodisciplina. Riuscire a resistere alle tentazioni cercando di fermare i propri impulsi è fondamentale, perché sul lungo tempo avrà un impatto importante nella vita e in termini di benessere generale. Nel 1972 è stato condotto un esperimento su 600 bambini di 4 anni dallo psicologo Walter Mischel, uno degli esperimenti più riusciti sul comportamento, chiamato esperimento Marshmallow, che sono caramelle morbide e gommose. Quello che Mischel voleva vedere, insieme ai suoi colleghi, era se la capacità mentale di resistere alle tentazioni di una piccola ricompensa per guadagnarne una più grande in seguito fosse già sviluppata a questa tenera età. La prima scelta era quella di mangiare subito una caramella. La seconda era quella di aspettare qualche ora e ricevere invece di una ben 2 caramelle. La maggior parte dei bambini mangiò subito la caramella offerta, ma una piccola parte di loro riuscì a resistere alla tentazione e fu premiata con ben 2 caramelle. Gli stessi bambini, 14 anni dopo, vennero sottoposti a dei questionari per valutare alcuni aspetti del loro comportamento. Dai risultati emerse in modo chiaro come quei bambini che 14 anni prima erano stati in grado di esercitare la propria forza di volontà e rimandare la gratificazione immediata avessero risultati scolastici migliori e più successo nella vita. Cosa possiamo capire da questo esperimento? Che è sufficiente creare un'abitudine positiva per ottenere benefici futuri. Il primo passo è scegliere quale abitudine si vuole instaurare. Se vuoi costruire una nuova abitudine, rendila più semplice possibile. Ad esempio, se vuoi leggere di più, impegnati a leggere solo 2 pagine prima di andare a dormire, ma fallo ogni sera. Inizia sempre con piccoli cambiamenti e ricorda che la parte più difficile sta sempre nell'iniziare qualcosa, non nell'esecuzione stessa. Siamo motivati dalla ricompensa, quindi rendere le nostre abitudini attraenti ci aiuterà a farle. Usa qualcosa che ti aiuti a monitorare le abitudini. Ad esempio, puoi scrivere su un diario i tuoi progressi e ciò che ti motiva a continuare. Sarà più facile così monitorare le tue abitudini e ti darà gratificazione immediata.
Queste piccole attività, che nel breve tempo possono risultare ininfluenti, a lungo andare avranno un impatto enorme. Il successo personale ha origine da una semplice abitudine. Piccole azioni quotidiane positive porteranno nel lungo tempo immensi benefici. Al contrario, azioni negative ripetute nel tempo sono la ricetta giusta per un completo disastro. Quando in futuro ti troverai indeciso fra scegliere di compiere un'azione che ti porta gratificazione a breve termine ed una che ti porta gratificazione a lungo termine, inizia a pensare alle conseguenze che tali azioni avranno nel tempo. Passare da un mindset statico ad un mindset vincente ti scrollerà di dosso tutte le negatività e ti aiuterà a superare la paura di non farcela. L'autodisciplina è molto importante, ti aiuta a dare il giusto peso alle priorità, giorno dopo giorno, ora dopo ora, anche per anni, fino a che questo modo di vivere e ragionare non diventerà automatico. Purtroppo, la maggior parte delle persone associa all'esperienza della disciplina un'esperienza negativa. Infatti, per il modo in cui viene trasmessa socialmente e culturalmente, la disciplina per molti risulta una forzatura a fare qualcosa contro la propria volontà. Ma forzatura e volontà non sono la stessa cosa. La volontà è la determinazione intenzionale di una persona ad intraprendere una o più azioni volte al raggiungimento di uno scopo preciso. André Gide, scrittore francese, premio Nobel per la letteratura nel 1947, disse una frase illuminante a tal proposito. Non sforzarsi verso il piacere, ma trovare piacere nello sforzo stesso. Ecco il segreto della mia fortuna. Cambiare la propria vita è possibile. Basta avere il coraggio di iniziare compiendo piccoli passi che ti porteranno ad avere il successo che meriti. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticarti di iscriverti al canale, se ancora non l'hai fatto, e di cliccare sulla campanella delle notifiche. Grazie di averci seguito fin qui e se ti va, dai un'occhiata anche agli altri video del nostro canale. Buona vita da crescita personale e finanziaria!